Ciao magari, benvenuti in questo video. Oggi gli amici della Shape Heart mi hanno mandato un portatelefono da bicicletta che può essere utilizzato anche per moto e per scooter. Finalmente un attrezzo che mi permette di avere a portata di click il mio telefono, specie per quando mi serve il navigatore. Tutte le volte che vado nella città meneghina Milano in centro sbaglio strada tutte le volte, e quindi avere un navigatore che mi porti fuori dalla città per me è fondamentale. L'ultima volta ho pensato di progettare un aggeggio rudimentale per legarmi il telefono. È finita male, no way. Bando alle ciance, vediamo cosa contiene la scatola. Eccolo qua, porta telefono. Vediamo cosa contiene la scatola. Mi piace aprirle con calma le scatole, non romperle, già rotta. Perfetto. Istruzioni, la custodia, il dock magnetico, due O-ring e il cinturino per poterla fissare alla bicicletta, e borsettina super fashion. Bravi Antoine e Michael, che con la loro piccola startup francese hanno dato vita al loro progetto grazie a una raccolta fondi in crowdfunding. Hanno così potuto realizzare il loro primo accessorio, una fascia da braccio con custodia rimovibile e cardiofrequenzimetro integrato. Oggi sono in 20 paesi, hanno più di 4.000 punti vendita e ho scoperto che ce ne sono alcuni anche vicino a casa mia. Tra la quindicina di articoli che propongono c'è proprio il nostro portatelefono per bicicletta. Vediamo un pochino. La custodia si adatta a quasi ogni tipo di telefono, ci sono una lunga sfilza di telefoni con cui è compatibile. L'importante sono le misure, è MXL o XXL. Come scoprirlo? Misuratevelo, no, nel senso che potete prendere le misure del vostro telefono oppure nella tendina all'interno del sito trovate già tutto quanto vi può aiutare per capire che tipo di misura prendere. A me è stato spedito la XL. È rapido e facilissimo da montare. Il dock viene fissato al manubrio con questi due O-ring bellissimi, 1 e 1 2. Si fissa sul manubrio e pack, attaccato, semplice. Ho visto anche stilosissimi altri due dock per poter essere utilizzati. Uno si può avvitare direttamente sul manubrio, l'altro invece sostituisce quella che è la vite dell'attacco manubrio, quindi può essere messa lì dentro. Stilosissimi, bellissimi. Il campo magnetico generato non va ad interferire con il nostro telefono, perché i ragazzi della Shape Heart hanno pensato bene di isolare il campo magnetico con il nostro telefono, così non potrà in nessun modo rovinare il nostro telefono o interferire con quelle che sono le operazioni che andremo a fare. Anche se in bicicletta, sempre attenzione quando avete un telefono davanti, eh? Come navigatore, meglio, se ci dovete giocare, meglio fermarvi. La custodia è completamente impermeabile e resiste alle intemperie. C'è dietro anche questa bella cortezza che permette al filo di poter entrare e continuare ad alimentare il telefono anche con cattivo tempo. Ma c'è la possibilità di avere anche invece una piastra che possa sostituire questa custodia e attaccarla direttamente al nostro telefono. Ah, sono felice di avere questo oggetto da poter provare sulla mia bicicletta. Finalmente, tac, e navigherò. Importantissimo, ma rimarrà sempre attaccato al nostro dock. La Shape Heart dice che è stato testato a 220 km orari. Noi non andiamo a questa velocità. Regge un peso di 50 volte il suo peso e ha una forza di resistenza di 8 kg. Inoltre garantiscono che non si muove né su ciottolato, né su strada sconnessa e nemmeno a saltare giù dai marciapiedi. No, giù dai marciapiedi non salto con la mia bicicletta, eh. Però in caso il nostro portatelefono regge anche questi muri. Quindi non si stacca mai, si può staccare solo in due casi. Caduta, down, oppure pam, un colpo e si può staccare, ovviamente. Non ci rimane che andare a testarlo sulla strada. E ricordatevi, caro Antoine e Michael, che se per caso va in terra il telefono è il mio e quindi se capita qualcosa vengo alla France a cercarvi. No, meglio essere chiari, eh. Ma non ho ancora capito come si stacca, perché è attaccatissimo. Comunque gli amici della Shape Heart,
ci ho messo una settimana a fare questo scioglilingua. Shape Heart, Shape Heart. Mirano a diventare leader europei per accessori urban outdoor. Bravi ragazzi, mi piacete così. Telefono inserito nel nostro portatelefono. E adesso andiamo a montare il dock. Ho scelto di montarlo sulla mia MTB grezza perché ci serve una prova vera. Montaggio del nostro dock semplicissimo. Si mette qua sopra il manubrio il nostro O-ring e in un secondo lo abbiamo fissato. Eccolo qua. Telefono, tac, pronti per partire. Quindi test number one, una bella buca, vediamo come va. Probabilmente era troppo poco. Proviamo con un salto dal marciapiede. Anche qua è rimasto attaccato. Proviamo strada ciottolata con delle buche. Qua mi gioco il tutto per tutto. Scalinata ciottolata. Se regge qua, dobbiamo dargli ragione. Niente, dobbiamo dire che il test è stato ampiamente superato, ottimo il prodotto dei ragazzi della Shape Heart e non mi rimane che consigliarvelo, se avete bisogno di un portatelefono, questo è sicuramente quello che può fare per voi. Io e il portatelefono finiamo qui la nostra avventura. Ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale di Roberto Il Maggio, che è cosa buona e giusta. Ci vediamo sulla strada! Bravi, bello, bravi, bravi.